viene definita come fine vita, come ultima tappa della vita, e molto spesso non viene chiamata proprio col vero nome suo, che è la morte, fa parte della vita, è la fine, l'uscita da questa vita terrena. E quindi dovrebbe esistere un diritto affinché le persone, ma tutti, non solamente gli ammalati, tutte le persone possano, diciamo, terminare in maniera serena, senza dolori, senza sofferenze, non solamente fisiche ma anche psicologiche, perché comunque si parla spesso di sofferenze fisiche, ma ci sono dietro anche grosse sofferenze psicologiche di chi è direttamente interessato, come Massimo, come è stato Pier Giorgio, però anche di chi gli sta vicino, come suppongo Mina potrà confermare poi, se ne vuoi dire qualcosa anche te. E quindi come abbiamo vissuto? La stiamo vivendo come una battaglia, perché Massimo viene definito un battagliero, se non una battaglia se ne inventa una, e sempre però non per se stesso ma per tutti. Volevo infatti precisare, mettere un punto sulla I leggendo le parole che ha scritto Massimo per non travisarne il significato, di qual è lo scopo di questa sua battaglia, che un po' è stato accennato anche prima, che è una battaglia che non riguarda solo lui, ma riguarda tutti quelli che sono nelle sue condizioni. L'obiettivo che mi prefiggo, dice, è quello di difendere il diritto all'autodeterminazione e alla libertà di scelta dei malati terminali di come e quando poter porre fine alla propria vita in modo da evitare atroci sofferenze e difendendo quella componente indispensabile della nostra libertà che si chiama dignità. Dignità che è un parolone, perché io ci ho pensato tante volte cos'è per me la dignità. Io ho elaborato una mia teoria, cioè un mio pensiero di quella che è la dignità per me. La dignità per me è quel sottile confine oltre il quale la vita, le azioni o le situazioni non sono meritevoli di essere o di esistere. Però quella che per me può essere dignità, per qualcun altro può non esserlo, oppure può esserlo in maniera differente. Quindi volevo chiedere a Mina cos'è per lei la dignità.